Ciao a tutti, buongiorno a Barbara Stefanelli, vice direttrice del Corriere della Sera. Buongiorno a voi. Allora, oggi parliamo di questa iniziativa Italia Volta Pagina che RCS e il Corriere ha promosso e, come dire, portato avanti. Quando è nata questa idea, perché, quali sono gli obiettivi? Ma l'idea è nata alcuni mesi fa e poi abbiamo così impiegato un po' di tempo a metterla in piedi, a renderla realizzabile così come l'avevamo pensata. L'obiettivo è quello di, appunto, provare a dirci che se ci crediamo un po' di più, poi forse ce la facciamo anche un po' di più, e che quindi è possibile, dopo molti anni di crisi, di grigio, di nero, cominciare a condividere storie, idee, anche azioni che siano possibili per accelerare il cambiamento e per esserne protagonisti. Senti, come giudichi il contributo delle aziende che hanno, appunto, contribuito alla realizzazione di questa iniziativa? Ma io credo che anche in questo Italia Volta Pagina sia un esperimento positivo, perché abbiamo raccolto le forze, ciascuno nel proprio ruolo, quindi senza ambiguità e senza commissioni, per sostenere un progetto che è un progetto aperto, di inchiesta, di racconto, come dicevamo prima, e le aziende hanno avuto la possibilità, in qualche modo, io credo, anche di raccontarsi come dei fattori di ripresa, quindi non solo i grandi manager, non solo i macro numeri, i bilanci semestrali, ma anche quello che le imprese, in questo come in tutti i paesi, possono fare per contribuire a un miglioramento. Come ultima cosa, un auspicio di una cosa piccola o grande che possa cambiare dopo questo grande sforzo, comunque questo grande lavoro? Ma a noi piacerebbe, abbiamo diviso i nostri spazi sia cartacei sia digitali in 5 aree, che sono la scuola, la famiglia, la sanità, il lavoro e l'ambiente. Ecco, per esempio, a me piacerebbe che soprattutto sulla scuola, che mi sembra sia una delle aree già più battute dai lettori sul sito di Italia Volta Pagina all'interno di Corriere.it, sulla scuola, se anche solo uscissero 2 o 3 buone idee per una riforma di cose più o meno grandi, ma che siano stabili, quello sarebbe un risultato eccezionale, perché noi negli ultimi anni abbiamo visto sulla scuola un andirivieni di idee e cambiamenti che hanno creato solo confusione, ma che non hanno davvero reimpostato l'educazione delle giovani generazioni rispetto ad altri modelli scolastici che sono stati più veloci a prendere il passo con la modernità. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi.